non dice lo voglio fare o non lo voglio fare, vieta che questi tagli vengano rifatti a partire dal 1 gennaio, perché un parere che mi è stato fornito della Corte Costituzionale ritiene che era illegittimo fare quei tagli ed è stato consentito che quei tagli si facessero soltanto come se fosse una tantum, diciamo, e quindi in quanto una tantum, tipo conto di solidarietà, come si chiama quello che hanno fatto, che è il contributo, di solidarietà, e quindi non, dal 1 gennaio devono essere ripristinati. Poi a marzo-aprile, quando si riunirà nuovamente il Senato, vedremo quello che fanno, se il Senato troverà il sistema per poter riproporre una norma di questo genere, noi, come abbiamo sempre fatto, ci arriveremo al Senato. Peraltro sappiate che l'Assemblea regionale ha fatto un po' di più di quello che aveva fatto il Senato, perché il Senato aveva il tetto di 240.000 euro oltre più le indennità, invece qui si è ritenuto di fare 240.000 euro e basta, compreso tutto. Ora, io non voglio aumentare niente, non ho nessun piacere di aumentare niente, penso che è troppo ovvio, mi scriverò personalmente, come potete dire, una lettera a Don, che si chiama? Scordato, appare Scordato, scriverò personalmente una lettera per spiegare il meccanismo che c'è e ringraziarlo comunque per questa, attenzione che lui ha avuto. È fin troppo ovvio che nessuno pensa di sprecare soldi e darli a chi è già ricco anziché ai poveri, come lui scrive oggi. Però, primo, credo che al di là delle mie ideologie personali, il marxismo è stato battuto da tempo. Quindi il concetto di stipendi uguali per tutti, perché se si fa un tetto, gli altri vanno aumentando fino ad arrivare a quel tetto, e quindi c'è una certa anomalia in questa assemblea oggi, perché non me ne vogliono i commessi che sono la mia categoria preferita, ma ci sono commessi molto vicini, assedi parlamentari sono molto vicini ai 240.000 euro. Ora, che il segretario generale debba guadagnare quanto un assedio parlamentare è un errore, come dire, nella gestione di una qualsiasi amministrazione o impresa che sia. È evidente che se c'è un capo deve guadagnare di più di quello a cui deve dare ordini, perché diversamente lui non gli dice fate dopo tanti guadagni che stai via. Quindi è un errore, come dire, che è l'errore che era stato immaginato da Marx e che poi il capitalismo ha giustamente, a mio avviso almeno, è ribaltato. Quindi deve essere distinzione di ruoli, merito. E non c'è dubbio che attraverso il merito che bisogna guadagnare di più. In più vi dico che questo meraviglioso risparmio che è stato immaginato in questa assemblea in realtà non è avvenuto, perché tutti quelli che invece di aver avuto il taglio hanno potuto andare in pensione, sono andati in pensione con lo stipendio che avevano prima, per cui oggi noi abbiamo chi è andato in pensione a 3,20, chi è rimasto a lavorare a 2,40. Ora l'assemblea comunque paga il 3,20 di quelli e li continua a pagare, quindi non è che ha risparmiato un solo stipendio. Quindi vorrei che le cose fossero scritte per quello che sono. Poi che ci sia una buona volontà, ci sia stata e ci debba essere da parte della precedente presidenza, e ci sarà anche adesso una buona volontà di risparmiare, è fin troppo ovvio, ma non ci dobbiamo prendere in giro, perché prendersi in giro è una delle cose più tremende che sono avvenute in Italia negli ultimi anni. L'ipocrisia davanti a tutto, la demagogia davanti a tutto, non è quello. Onestamente, io credo che è più probabile che io risparmi rivedendo le polizze di assicurazione pagando 20.000 euro in meno di premi che non licenziando ancora qualcun altro che devo continuare a pagare regolarmente, in quanto così è previsto dalla legge. Ora, fatta questa premessa, un Presidente dell'Assemblea ha un compito fondamentale: gestire l'Aula e gestire l'amministrazione dell'Assemblea. L'amministrazione dell'Assemblea in questo momento, lasciatemi dire, che è fortemente deficitaria.
E non era così quando fui presidente a suo tempo, dove c'erano direttori molto bravi, dove c'era un gruppo di persone che aveva una sua esperienza importante, e come in tutte le amministrazioni queste esperienze si vanno trasferendo poco a poco alla gente, ai ragazzi che poi diventano meno ragazzi e poi alla fine smettono di essere anche loro, che nascono mentre tu sei già esperto, e si fanno crescere tutti. Purtroppo il taglio improvviso e l'eliminazione improvvisa di tutta la classe dirigente di questa assemblea oggi ci ha lasciato un gruppo di giovani bravissimi, che sia chiaro, tutti bravissimi, o comunque quasi tutti bravissimi, tanti li conosco e li ho conosciuti in questi giorni, che non hanno più maestro, che non hanno più nessuno che gli insegni come si fa. Quando ci arriverà la finanziaria o già l'assestamento, già l'esercizio provvisorio per una settimana, e io cosa faccio? Richiamo Di Gregorio perché devi controllarla. Cioè, ora, per carità, io credo che ci sarà, troveremo la soluzione in questa assemblea, ma questi ragazzi, questi giovani, si sono improvvisamente trovati senza più una guida. È un fatto che ha creato degli imbarazzi, anche perché in una struttura che non funziona, so per esperienza, che la prima cosa che avviene psicologicamente, e quindi dice, vabbè, non faccio niente, tanto non funziona niente, per cui tanto non funziona niente, per cui anche se io non lavoro, anche se io faccio male, nessuno se ne accorge. Allora, io voglio prima di tutto fare un ringraziamento a tutta l'assemblea, a tutti i funzionari dirigenti dell'assemblea, gli assistenti parlamentari, per il lavoro che stanno continuando a svolgere nonostante questa difficoltà. Non posso negare che certamente entrerò nella struttura dell'assemblea, perché bisognerà rafforzarla. Non ho nessuna intenzione, perché sia chiaro, di prendere dirigenti esterni se lo possiamo evitare, se riusciamo a evitarlo, se riusciamo a creare una crescita e una formazione di questi ragazzi che ci sono in questo momento, che possano velocemente ricreare quella struttura di qualità che c'è sempre stata onestamente in assemblea. Parlerò in ufficio di presidenza, cercherò di capire insieme a tutti loro quali sono gli strumenti migliori per poter velocizzare la crescita dei funzionari e dei dirigenti dell'assemblea. Per oggi mi dovete credere, c'è una situazione, non lo dico, lo dico perché sono uno che tutta la vita ho fatto organizzazione di gestione delle risorse umane e so di che cosa parlo, e purtroppo oggi come oggi la situazione dell'assemblea è molto difficile. Allora, che qualcuno si sia vantato di fare i tagli, io lo ringrazio, ha fatto bene a vantarsi perché è riuscito a far risparmiare l'assemblea, e non sono sicuro che sia così, ma non ha importanza, lo ringraziamo lo stesso. Oggi questa assemblea deve funzionare, perché io credo che siamo in una situazione siciliana, forse mondiale, ma siciliana sicuramente, di tale gravità, di tale crisi, per cui c'è bisogno che la regione tutta, dal punto di vista governativo, dal punto di vista assembleare, funzioni in maniera straordinaria. Dobbiamo mettere in piedi una macchina, due macchine che funzionino in maniera straordinaria. Ho assoluta fiducia e sono assolutamente convinto, anche dai primi passi che sono stati fatti, che nel palazzo di fronte all'assemblea, quello del governo, si sta lavorando esattamente in questa direzione. E la stessa cosa dobbiamo fare noi. Dobbiamo diventare, oltre che bravi, dobbiamo anche spiegare a tutti che ci devono mettere di più, che ognuno deve immaginare di dover salvare la propria casa, la propria terra, il futuro dei propri figli. Quindi ognuno di questi funzionari dirigenti e assistenti a tutti i livelli che ci sono in questo palazzo, vi garantisco che nel giro di pochissimo tempo, essendo tutte persone veramente intelligenti, essendo tutte persone poi brave eticamente, brave, e lo vedo perché ne sto conoscendo alcuni oggi, sono tutte veramente persone di livello morale alto. Bisogna che cresca un attimo di livello professionale, cosa che stavano facendo, ma che secondo me gli è stato improvvisamente vietato l'allontanamento di tutta la classe dirigente che c'è. Sono andati via 15 dirigenti e ne sono rimasti, io li ringrazio, mi sembrano dei pazzi, perché sono rimasti 2-3 di quella classe dirigente
che ha accettato il taglio, credo soltanto per amore dell'Assemblea e per amore di questa terra. Questo è il senso fondamentale del sacrificio che io chiedo a tutta l'Assemblea. Fare come hanno fatto quei due o tre dirigenti che sono rimasti e si sono sopportati il taglio, nonostante una convenienza economica assolutamente negativa, perché andando via avrebbero continuato a guadagnare a vita quello che guadagnavano. Per cui pur di continuare a lavorare per la Sicilia si sono di fatto abbassati lo stipendio. E io partirò da questi dirigenti, che sono quelli che intanto hanno dato una dimostrazione di amore nei confronti dell'Assemblea, e se rischierei di dimenticarne qualcuno non faccio i nomi, ma lo farò con una lettera personale di ringraziamento che farò a loro, proprio perché meritano veramente di essere loro a guidare oggi questa Assemblea, e spero che con loro aiuto potremo riuscire a ottenere di nuovo una classe dirigente importante. Presidente.